Alla fine dell'ultimo episodio ci eravamo lasciati subito prima del primo vero boss di Dark Souls, ovvero i Gargoyle. E a quel tempo il gioco non mi stava ancora piacendo. Scoprirete però come nel corso di questo video imparerò sempre di più ad apprezzarlo. E sì, al giorno d'oggi posso dire che Dark Souls mi piace. Guardate il video fino alla fine per scoprire come siamo arrivati a ciò. Boss fight? Qualcosa mi dice boss fight? Non sono pronto perciò... Porca miseria, che brutto... Dopo aver scoperto che di gargoyle non ce n'era uno solo, ma ne erano due, ed essere morto almeno una ventina di volte, ho sprecato la morte 69 per un muro invisibile. Ma figuriamoci, ma basta. Mi sono arreso. Beh, mi sono arreso nel giocare da solo, perché è proprio questo il momento in cui entrerà in scena il mio maestro, il mio mentore, la persona che mi farà cambiare idea su questo gioco. Il mio caro amico... Amici, con lui e la chat decidiamo di ricominciare il gioco da capo, mantenendo tutto il possibile invariato, ma evitando errori stupidi, tipo uccidere il mercante e dimenticarsi oggetti utilissimi per strada. Non skippare i testi di questo qua, perché ti va dice bene. Lo scopo del gioco. Ah, io questo non l'avevo mai visto. L'hai ammazzato decisione. Prima. Ah bene, ascoltiamolo, non lo voglio, ma ascoltiamolo. Faccio quindi di nuovo fuori i primi boss. Nice, amici! Aglie. 7 morti. E ripercorro tutti i percorsi già visti, senza lasciarmi indietro niente e assimilando molti più elementi di loro. Vedi questo nido? Sì, è il corvo che dopo mi piglia. No. Rico... Bro. Qua sotto non c'ero mai stato. Oh, Cristo, no! No, non gli parlerò. Prova. Prova. Fidati che non te ne pentirai. Posso... Spararli con l'arco. Ucciderla. Non fare male alle persone. Non sta accarezzando il barile, sta accarezzando qualcosa che dovrebbe essere dentro al barile. Gira a destra. Esatto, corri fortissimo, sotto le gambe, bravissimo. Non farti spaventare da tutto ciò. Continua a correre, non girarti. A destra. Cioè, c'era un checkpoint qua, io non lo sapevo. Trovo poi l'arma che sceglierò come la mia principale, la Claymore. Poi, standogli molto, molto contro, praticamente, devi fare l'attacco leggero. Quello è il backstab. Mi godo anche una succosissima vendetta contro il Cavaliere Nero che mi aveva fatto sclerare male la prima volta. Nice! Ma che stronzata che è? Ma raga, ma dai, ma è una puttanata farlo così, ma scusatemi! Subito, ragazzi. Nice! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ma dai, ma non ci credo. Potenzio le mie fiaschette curative e dopo essere tornato alla cattedrale mi ritrovo di nuovo faccia a faccia con i gargoyle. Cosa c'è là per terra? Ma va, giuro che non l'avevo vista l'altra volta. Perché non c'era. Ma perché questo non ce l'avevo invece l'altra volta? Perché sull'erba. Perché non eri umano. Andiamo ragazzi, carichi! Prova a tagliargli la gola e la coda. Perfetto. Ah, tagliandogli la coda... Gli hai letteralmente rotto il moveset, esatto. Non fa più l'attacco con la coda. Fa l'animazione ma non fa l'attacco. No! Dai, subito. Tieni lo scudo alto qua, eh. Ma è già morto. Visto? Ma scusami. Occhio dietro. Fagli di là. Ma scusa, ma non sto facendo niente. Ma dai, ma che tristezza. Va bene così, va bene così. Dagli il colpo di grazia. No, Soler. Soler, va bene. Cheater. Che battaglia triste. Il taglione del sole, non è super un gioco viva. Ingiusto. Oh, adesso suona la campana. Una delle due. Vero? Già. Cazzi! Adesso compare la viverna, secco. Dopo aver suonato la prima campana ed aver subito un jumpscare allucinante. Cristo, chi cacchio è questo? Tutti. Torno velocemente ad esplorare l'area iniziale del gioco e saluto il buon Ema. Così. Sinceramente non ho colto molto cosa dobbiamo fare e dove dobbiamo andare. Decido quindi di proseguire nel percorso vicino al fabbro che potenzia le armi. Andiamo a vedere cosa ci racconta quel demonietto elettrico in fondo là. No, avevo lo scudo alzato. Ottimo. Dai che sapere andare giù, amici. Aia. Meno male. Muori. Nice. Addio, stronzetto. 2000 anime. E titanite del demone. Del demone blu?
e proseguiamo di qua. Vediamo cosa ci troviamo oltre questa porta qua. Sono sinceramente curioso. Dove si va qua? Mi sembra... Cosa? Madonna santa, mi sono preso una paura atroce. Non capisco. Oh mio Dio, cos'è quella roba? Un drago alato occhi blu? Il tuo drago di stelle di polvere. Lì però c'è un falò che, se posso, vorrei raggiungere. Meno male. Continuo ad inoltrarmi in questo bosco oscuro, affrontando altri alberi e mostri di pietra. E con un po' di difficoltà raggiungo il drago alato che ho visto dal basso. Vediamo se troviamo qualcosa in cima a questa torre. Ci siamo? Siamo pronti? No, ma andiamo a fare questo boss. Farfalla della luna. Ok, facilissima da schivare. Non so come prenderla. E quelli fanno molto male. Va bene. Tanto ho recuperato. Uno. Due. Tre. Ok. Dopo aver scoperto la possibilità di acquistare una chiave per un'area segreta del bosco, scendo ancora verso il basso, facendo fuori un altro odioso cavaliere nero. Mamma mia, per un niente. Oh. Ed arrivando davanti all'idra. Oh no. Che decido prontamente di evitare per ora. Oh. Ho usato la chiave dei sotterranei torre. Muori. Muori, bastardo, muori. Mi sono sì ricollegato al borgo dei non morti, ma decidi invece di esplorare una zona che avevo lasciato indietro fin dall'inizio. Le catacombe. In questa zona ci passerò letteralmente 3 intere sessioni di gameplay, ma non vi annoierò troppo con i dettagli. Non ho fatto altro che sconfiggere centinaia di scheletri. Muori. E mano a mano uccidere i negromanti che li facevano resuscitare in continuazione. Ormai ho imparato a farli fuori questi, eh. 2 colpi di arma potente sono più che sufficienti. Devo andare qua così. Devo andare qua così. E così. Madonna, guarda che pro parkourer, signori. Nice! Let's fucking go, ragazzi. Ottimo. Arrivato in fondo, trovo però questi simpaticissimi nemici. Ma perché? Ma perché? Ma perché? E invoco quindi di nuovo il mio spirito guida e Masside Project, che mi dà il giusto consiglio per arrivare al prossimo fighissimo boss. Ah. Posso arrivare da girandola senza che mi inculino i pinwheels? Sì, devi correre. Tanto anche. Andiamo! Forserai in diretta il boss. No! Mi ha one-shottato! Guarda, te lo dico che morire da girandola, però bisogna vergognarsi, eh. Zio... Non lo conoscevo. Hai notato durante la cutscene che le 3 facce si sono guardate tra di loro? Sì. Quelle 3 maschere servono a coprire 3 volti a cui sono collegate 2 braccia ciascuno. Questo boss sono in realtà 3 anime fuse in una, in un unico corpo. Ok, figo, figo, figo. E le 3 maschere che Girandola indossa hanno un nome molto specifico che ti dirò dopo a seconda di quella che ti verrà droppata. Sina, Rose e Maria. No. Muori, girandolino dei miei sti cazzo di vali. Muori. Nice. Ah, piano. No, ok, no. Ok. Continuiamo insieme l'esplorazione grazie alle nuove chiavi che ho trovato. La cosa preoccupante era che andava i cani, sì. E dopo aver salvato uno stregone da dei barili, Ema mi lancia una sfida. Più avanti incontrerai un nemico che non era pensato per essere messo in quella zona. Ragazzi, è un boss opzionale. First try? Se lo fai first try, ti offro da bere. Va bene, c'è un boss. Buona fortuna, Mike. Scudo alto. I cani respawnano o no? Sì. Che palle. Si può fare il backstab a lui? No. Non puoi fare backstab, non puoi fare parry. Qui alla tua destra c'è una scala. Non farti mai mettere all'angolo con lui. Ma tutto qua, raga. L'hai fatto. First try. Ti devo pagare la bere. Ma era una cagata.
Nella discesa verso la città infame incontriamo poi un sacco di amichetti, alcuni molto simpatici, altri un po' meno. Quello che ti interessa è l'ultimo oggetto in fondo. Pietra purificante, riduce maledizioni accumulate, annulla maledizione. Comprane almeno 3. Ti ha fatto malissimo. Guarda lì a destra. C'è un manaro con una manara? È una donna. C'è una manara con una manara? What the fuck? Holy shit! Ah. Cioè, mi ha ucciso questa e non il capra. Ragazzi di Team Cherry, è dal 2017 che non ci dite niente. Grande Mildred. Ciao Mildred. È stato un piacere. Ora, guardati bene attorno, vedrai che c'è un oggetto. C'è Maestro Splinter lì sotto, ma che schifo. Non ti gasare troppo, non è così forte. Tra l'altro, se ci fai caso, è cieco da un occhio perché ha un'ascia infilata appunto dentro di lui. No! Quell'ascia... Oh, what the fuck? Lo spirito di chi? Chi? Questo è l'evento che succede solamente se sei umano. Io lo chiamo Kirk il merdone. E se sei fortunato ti droppa parte del suo equipaggiamento. Ciao Kirk il merdone. Non è così male. Non ci capisco un Clintz. Maledizione subita. Cosa vuol dire? Quella che mi aveva fatto comprare prima Emanuele, vero? No. No, ma porco! Ciao Demone, come sta andando questa esperienza su Dark Souls? Che bello che questo gioco. Sono tornato nel mondo a odiarlo, sapete? Con un po' di difficoltà arriviamo in fondo alle fogne e ci prepariamo ad affrontare il più grande boss mai incontrato finora. Ragazzi, spam di emoji solare in chat, su via. Appena entro, uso la resina o... Adesso. È uguale. Dai, buona fortuna. Grazie. Ah, è un Crocorock. Guardalo bene. Ma è un coccodrillo? Cheat. Ma come se le pensano ste schifezze? Ricordiamo agli amici da casa che il buon Michele sta giocando con mouse e tastiera. Ah, certo. E Andrea sì, sta giocando con mouse e tastiera. Lasciami pene del redrago, let's go! Tu avendogli tagliato la coda, adesso gli hai letteralmente castrato il moveset. Oh. Che schifo. Boh, sta già per andare giù. Attacco in salto 2. A parte che non mi sta attaccando a me, ma solo a Solere quell'altro. Scusate, ragazzi. No, a me. Ah, è morto. Ma che... Decido di lasciar stare quest'area per ora e di andare invece a scoprire cosa si cela dietro la porta chiusa nel giardino radice scura, comprando la chiave dal fabbro. Alla tomba di Sir Artorias, il camminatore degli abissi. Ah! Oh, perché c'è sta gente così forte qua? Sono qui a proteggere la tomba. Na vaffa. Allora, fammi capire una roba. Devo andare di qua oppure continuare a esplorare il bosco? Voi che dite, ragazzi? Per me deve andare lì. E tieni a freno l'arma, eh. Entra nella casetta. Oh. A te la scelta. Cosa devo fare? Lo affronto in entrambi i casi? Sì. Non desisto. Andiamo ad affrontare Sir Artrite. Posso solo notare la dimensione di questa spada. Che figata! No, è Zacian! Ma dai! La seconda diretta con il buon Ema termina dopo aver provato inutilmente a sconfiggere il grande lupo bianco. No, ho sprecato la resina, ho sbagliato. Ma che idiota che sono, volevo curarmi. Ma voglioso di vendetta, riprendo in mano il gioco il giorno dopo. E al secondo tentativo succede ciò. Ancora uno? Ma perché mai due? Dai che è a metà vita. La mano che mi suda un sacco, raga. Ok.
con un colpo è morto, mi sa. Oh, sta zoppicando, poverino. Vai giù. Oh mio Dio, non ci credo. 40.000 anime? Ma attenzione, i progressi in questo video non sono ancora finiti. Ho attraversato infatti, principalmente off camera, tutta la città infame che mi ero lasciato indietro. Devo dire anche abbastanza semplicemente. E sono arrivato infine all'ingresso di una specie di tana di ragno. Oh Cristo, che brutta sta zona. Proprio brutta, dominio di Quelag. Che cosa completamente disgustosa. Stavano pregando a questo boss questi qua. Andiamo, che non so che dire, andiamo. Mamma mia, che brutta che sei, zia. E lei spara della lava incandescente, a quanto pare. Wow. Bello quell'attacco. Ah, può decidere di esplodere. Stavo per dire, sto anche andando bene. Torniamo umani, così ci invochiamo Soler e quant'altri. Ok, mi fa invocare almeno uno. Mildred. Ah, posso usare la macellaia. Ok, Mildred inizia a essere un po' utile, per cortesia. No, via da qua. No, via da qua. Dai che la siamo già per far fuori, ragazzi. Brava Mildred, colpiscila. Voglio farla fuori io però. Muori. Ho detto, muori. Nice. Già andata? Easy boys. Ah, tiriamo questa leva. Porta sull'ascensore? No. Ah, ma questa è la seconda campana. Non avevo realizzato. Dopo i gargoyle abbiamo fatto suonare la prima campana e questa è la seconda. Nice! E con l'immagine del portone vicino all'uomo cipolla che si apre, io vi saluto e vi do un appuntamento alla prossima live con Ema e al prossimo episodio.